Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Il video di oggi, più che per i neopadri, è dedicato a coloro che stanno per diventare papà o che hanno messo in cantiere l'idea di diventarlo. Cari ragazzi, ci sono 11 cose che nessuno vi ha mai detto nel diventare papà. La numero 1. Quando siete in giro con il vostro bebè, molti vi potrebbero chiedere: ma lei è il babysitter? È meglio quindi insegnare fin da subito al vostro bebè l'arte della spernacchiatura. Sarà sicuramente una risposta più pronta e migliore della vostra. Numero 2. Uscire con un bebè da soli vi farà guardare dalle altre donne, vi farà guardare dalle altre ragazze. Coglioni! Le donne stanno guardando il vostro bebè, non voi, quindi non prendetevi in giro. Numero 3. Appena nascerà vostro figlio, non vi dovete assolutamente sentire maestri nell'arte di confezionare i bagagli in macchina, almeno che voi non siate il Furio di Verdoniana memoria. Anton Giulio, passa al posto d'Anton Luca, e tu Anton Luca, passa al posto d'Anton Giulio, che c'è un leggero squilibrio. Magda, per l'amor di Dio, fermati! Assolutamente no, non diventate come Furio, ma soprattutto cercate di imparare da vostro padre, che prima di diventare un campione di Tetris nel mettere il bagaglio in macchina, ha passato più e più bagagliai. Numero 4. Capirete quanto sono brutti i bagni pubblici degli uomini quando cercherete un fasciatoio che non c'è. Numero 5. Diventerete l'eroe dei vostri figli, diventerete l'uomo di casa. Amore, amore, c'è un ragno gigante qui dentro casa. Numero 6. Farete le cose più sciocche con i vostri figli, cose che non fareste mai di fronte a nessuno. Di tutto. Numero 7. Ah, vi distruggerete la schiena nel tirare in alto il vostro bebè. Però se uno non lo fa, che gusto c'è? Numero 8. Diventerete dei campioni dell'umorismo quando direte al vostro bebè: ehi piccolino, tira il dito. Numero 9. Accidentalmente farete del male al vostro bebè, non c'è dubbio. Quando magari lo tirerete in aria e accidentalmente gli farete sbattere la testa su uno spigolo della cucina, oppure quando farete qualche gesto inconsueto che lo spaventerà tantissimo. Non vi preoccupate, a tutto c'è rimedio. L'importante è non sbattere voi la testa contro il muro. Numero 10. Diventerete vostro padre. Numero 11. Non importa quanto siete stati duri nella vostra vita precedente, una volta diventati padri, avrete sempre un lato debole. Spero che questo video vi sia piaciuto e che possa essere stato utile per molti di voi. Se pensate che c'è qualche vostro amico a cui questo video può essere utile, vi invito a condividerlo con lui, vi invito a lasciare dei commenti se pensate che ci siano altre cose da dire ai futuri papà. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale.